Così Mosè fece attraversare loro il deserto. Camminarono per molti giorni e non trovarono acqua. Il popolo cominciò a dubitare. Che razza di viaggio è questo? Niente cibo, niente acqua. Vuoi ucciderci? È questa l'idea? Che razza di uomo sei? Ti rendi conto di quello che stai facendo? Vi lamentate. Vi lamentate sempre. Dio non si è preso cura di voi come fa un padre con i suoi figli? Non vi ha promesso una grande terra da chiamare casa? Una terra con acqua, verdi valli e colline? Non vi ha promesso tutto questo? Ma noi abbiamo fame! E sete! Tanta sete! Ma quando arriviamo? E il popolo si lamentò tutta la notte, piangendo. Mosè, abbiamo sete! Mosè, abbiamo fame! Perché tu e Dio ci avete portato in questo posto orribile? Almeno gli egiziani ci davano da mangiare. E anche l'acqua! Io ho un'idea! Torniamo indietro! Se davvero parli con Dio, digli che qui stiamo morendo! Mia moglie non è felice, questo è certo! Non puoi fare niente! Se Dio vi darà l'acqua, smetterete di lamentarvi. Beh, sì, ma non c'è acqua qui intorno! Guardate quanto Dio vi ama! Sei. Avremmo bisogno di un po' di cibo. Hai un altro trucchetto? Signore, queste persone mi stanno facendo impazzire. Non capisco che cosa vuoi che faccia. Apprezzerei il tuo aiuto. Ho sentito le lamentele di Israele. Domani mattina farò piovere cibo dal cielo per voi. Parla con loro. E diglielo. Figli di Israele, Dio ha sentito il vostro pianto. Domani mattina vedrete. Madre, padre, venite a vedere. E il mattino seguente fu così. Su tutto il terreno c'era cibo, come brina. Questo è il cibo che vi ha dato il Signore. È la manna, il pane del cielo. Prendetelo e mangiate. Saziate i vostri stomaci. Grazie, Signore. Sa di miele. Mangiate! Mangiate e proseguiamo! Manca ancora molto, fratello mio. Da quella parte, verso quella montagna. Sia fatta la volontà di Dio. Avanti! Diteglielo! Ma perché Dio non ci ha dato anche della carne? Non abbiamo altro che manna. Manna, manna, manna! Gli egiziani ci davano la carne! Avevamo pesce, cetrioli e meloni! Cetrioli e meloni non sono carne. Intendevo manzo e agnello. Avevamo sempre manzo e agnello. Sì! Davvero? Avevamo un'ampia varietà di cibo da poter scegliere. Voglio dire, ammettiamolo, con un po' di manna non si fa molta strada. Già. Io stesso non avrei potuto dirlo meglio. Ma sei tu che ci hai detto che cosa dire?
Signore, che cosa devo fare con questa gente? Non li sopporto più. Tutto il giorno e tutta la notte, che cosa sento? Dammi questo, dammi quello, dammi del pane, dammi dell'acqua, dammi la carne. Signore, non c'è carne nel deserto. Il mio potere viene messo in dubbio. Di loro che avranno il cibo. Grazie, Signore. Ho parlato con il Signore. Lui vi darà la carne, non solo per un giorno o per 10, ma per un mese intero, finché non vi uscirà dagli orecchi. Questo perché avete dubitato della vostra liberazione. Godetevi il pasto. Ah, Giosuè, mio giovane generale. Io combatto semplicemente per Dio, Mosè. Non sono un generale. Vieni, siediti vicino a me. Un giorno sarai un generale. Dio mi ha detto che farai grandi cose per il nostro popolo. Ah, davvero? Dio mi dice molte cose. Grazie, Mosè. Grazie, signore. Vuoi dire ad Aaron e Miriam che vorrei parlare con loro? Sì, signore. Ci hai mandati a chiamare? Sedetevi, fratello e sorella, sedete. Voi sembrate preoccupati. Mosè, forse hai promesso troppo. Stai tranquilla. Andrà tutto bene, vedrai. So che tu pensi che Dio parli solo con te, ma Lui parla anche con noi. E io non l'ho mai sentito parlare di carne. Anche se tu fossi capace di vuotare i mari di tutti i pesci, non sarebbe comunque sufficiente a sfamare tutto il nostro popolo. Un tempo entrambi credevate. Ascoltate le mie parole, figli miei. Io parlo a tutti quelli che credono in me, ma da Mosè mi faccio riconoscere. Ho scelto lui come mio servitore tra tutti, poiché egli è l'uomo più umile della terra. Quindi con Mosè parlo faccia a faccia. Non dimenticate mai il piano di Dio. Quaglie, qui! Sono qui perché Dio lo ha voluto. Guardate, carne. Andiamo. Spero vi piacciano le quaglie. Ne avremo in abbondanza per il prossimo mese. A me non piacciono molto le quaglie. Cos'è questo strano posto? Qui il Signore mi è apparso per la prima volta. Mosè. Dio mi vuole di nuovo. Ho paura. Non averne. Venite! Venite, ci accamperemo qui! Non riuscite a sentirla? È la voce di Dio! Non siate timorosi! Un giorno sarete tutti in grado di aprire i vostri cuori alla sua voce. Ora devo salire sulla montagna a parlare con Dio. Stai attento, Mosè. Sono con Dio. Veglia sul nostro popolo. Potrebbe agitarsi. Lo farò, fratello mio. Io vengo con te. Ora mi sento più sicuro. Giosuè, devo continuare da solo adesso. Attenderò il tuo ritorno. Ed egli salì tra le nubi in cui si trovava Dio. Restò 40 giorni e 40 notti.
mentre le tenebre oscuravano la gloria del Signore. Mosè ci ha abbandonati, è lassù da un'eternità. È morto, vi dico, morto! Non tornerà mai più. No, lui tornerà. E se invece non tornasse? Se morisse lassù, che cosa faremo? Moriremo tutti qui, tutti quanti! No, no, no. Aronne, costruisci un dio, un vero dio. Un dio che ci condurrà fino alla terra promessa. Io non posso farlo. Costruisci un dio, o morirai su quella montagna col tuo fratello. O morirai qui giù, con tua sorella. Miriam. Dio ti perdonerà. Ma lo farà, Mosè. Togliete gli orecchini d'oro alle vostre mogli e alle vostre figlie. Portateli ad Aronne. Prendete tutto l'oro egiziano, sì. E prendete anche l'argento, tutti i gioielli. Sì, così. Aronne ci costruirà un vero dio, un vitello d'oro. Chi ha bisogno di Mosè e del suo dio invisibile? Non io, non voi. Forza, che aspettate? Dateci i gioielli, tutti quanti! Dio, perdonami per quello che sto facendo. Ecco il vostro Dio, figli di Israele. Balliamo tutti quanti, cantiamo e lodiamo il nostro nuovo Dio, un Dio che tutti noi possiamo vedere. Non come il Dio privato di Mosè. Mosè, ti darò un modo per vivere. Ti darò i miei 10 comandamenti. Ricordali. Insegnali. Insegnali per il resto del tempo. Signore tuo Dio, non avrai altro Dio all'infuori di me. Non venerare falsi dei. Non nominare il mio nome invano. Santifica il giorno di riposo. Onora il padre e la madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non mentire. Non desiderare le cose altrui. Toccato da Dio. Sembra che qualcuno stia attaccando l'accampamento.
quella che sentiamo. È una celebrazione. Stavolta hanno esagerato. È Mosè! Mosè! C'è Mosè, e allora non abbiamo più bisogno di lui. Abbiamo il nostro Dio! Eccolo qui, guardate, brilla! Vedete come brilla, è d'oro, oro, oro! È Mosè. Grazie a Dio. È così che ripagate il Signore? Egli vi ha liberato dalla schiavitù, vi ha fatto attraversare il deserto, ha diviso le acque del mare per farvi vivere. Eppure, voi dubitate di lui. Chiamo il cielo e la terra a vedere ciò che avete fatto. Di che cosa avete paura? Del brutto tempo? Abbiamo bisogno della pioggia, non vi pare? Non vi pare? Guardate com'è arido il terreno! Non vi rendete conto che vi ama? Lui ci ha dato questi. Sono i suoi comandamenti. Tutti quelli che credono nel Signore, tutti quelli che sono dalla sua parte, vengano da lui e camminino verso di me. Sì! 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 Siete impazziti tutti quanti! Noi abbiamo un Dio d'oro, eccolo qui! Mosè ha solo un paio di pietre, pietre! Possiamo trovare pietre dappertutto! Lui dice che quelle sono le leggi di Dio, ma sono le leggi di Mosè! Mosè vuole essere come il faraone perché pensa di essere il migliore di tutti! Oggi assisterete al giudizio del Signore!